Uomini e donne. Luca Onestini al GF VIP, si confida con Veronica Angeloni e perde le staffe. Uomini e donne, Luca al Grande Fratello VIP, si confida con Veronica Angeloni e sbotta. Luca Onestini sembra aver adottato il basso profilo all'interno della casa del Grande Fratello VIP. Certo, per carattere non è proprio uno showman. Tuttavia l'extronista di Uomini e donne non vuole passare come il belloccio con pochi contenuti. Insomma, oltre al brillante aspetto estetico, l'ex Mister Italia tiene a sottolineare che è dell'altro. Così, confidandosi con Veronica Angeloni tra i due che è un certo feeling, Soleil e Occhio, il ragazzo ha avuto un sfogo molto schietto. Onestini ha tirato fuori i cosiddetti attributi e ha battuto un colpo, sottolineando in maniera stizzita e quasi rabbiosa che dietro a quel corpo che fa sognare migliaia di donne non c'è solo un belloccio e. Luca Onestini di Uomini e donne, il duro sfogo, mi sono rotto i CEI. Tu sei permaloso, ma intelligentissimo, dice Veronica. Tutti siamo un po' permalosi, è la risposta di Onestini. Al Grande Fratello VIP è tempo di confidenze. Ma è anche tempo di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. L'extronista di Uomini e donne infatti poi ha un duro sfogo, mi danno fastidio i commenti sul mio aspetto. Soprattutto quando la gente mi dice sei belloccio, mi meraviglio dei discorsi che fai e sei un vanesio, sei bello e tutte queste rotture di CEI, non ne possono più, ci sono anche dei contenuti oltre il belloccio. Il fidanzato della bella Soleil non ci sta a finire nel catalogo dei click e dei belli ma a vuoti e fa la voce grossa. La Angeloni ne raccoglie lo sfogo. Soleil e Luca, Uomini e donne, le promesse di Onestini e il feeling con Veronica al Grande Fratello VIP. Mettiamo subito le cose in chiaro, tra Luca e Veronica non è successo niente e non ci sono stati baci o altre azioni pericolose. Ma in molti si stanno accorgendo che tra i due c'è simpatia e del feeling, al momento innocente. Soleil come la prenderà? Finora la sorghè, sia durante un'intervista a Pomeriggio 5, dove tra l'altro vestirà i panni di opinionista nelle prossime settimane, sia in una diretta Instagram si è detta molto tranquilla e per niente gelosa. Ha dichiarato più volte che nella casa non teme nessuno. Certo le quattro promesse che la sua dolce metà le ha fatto prima di entrare al GF sono una bella garanzia sul loro amore.